Ciao Franco, buongiorno. Ciao. Senti, oggi siamo al ristorante, però noi parliamo di teatro, ma in realtà non so neanche bene di cosa parlare, perché la prima cosa, parliamo del tuo prossimo spettacolo, è un mix. A quanto ho capito c'è un po' di tutto. Sì, di tutto, ma molto legato a un certo periodo. Non è che si va troppo qua e là, non è un po' così, come dicevano una volta. Niente, è la ricerca di far capire, di far vedere un teatro di un certo periodo, un abbinamento fra teatro e cabaret anni 30-40. Prima del fascismo si chiamava Café Chantant perché si poteva dire delle parole anche in lingua straniera, dopo si chiamò Gran Caffè Concerto, così come ho intitolato questo lavoro che sarà appunto sabato prossimo al Teatro Manzoni. Ecco perché hai scelto anche un piccolissimo teatro della nostra città. No, il nostro teatro è il nostro teatro, il Teatro di Pistoia, teatro che anche noi come compagnia teatrale abbiamo contribuito nel 1970 a far acquisire al comune di Pistoia attraverso vari incontri a tutti i livelli fra le varie associazioni pistoiesi, per cui la nostra, e il comune che insomma si dimostrò sensibile e riuscì insomma anche ad acquisire la proprietà di questo teatro. È bene anche giusto dire, per chi non lo sapesse, che noi come compagnia Gatti, ecco perché Pistoia, scusa la mia ignoranza, però io preferirei che ti presentassi tu, io ti ho presentato come certo, Franco, certo. Però ecco, mi piacerebbe che tu entrassi un pochettino, che spendessi un minuto per raccontare i 40 e più anni della tua storia scenografica. Certo, ma ci metto proprio un minuto, diciamo, cioè io mi chiamo Franco Checchi, molti mi conoscono, e sono da tanti anni il regista del gruppo teatrale e il direttore del gruppo. Una volta che questa carica mi è stata ceduta dal nostro maestro, dal maestro pistoiese dei teatranti pistoiesi, anche professionisti, il dottor Fabrizio La Famiglia, a cui sono sempre grato per aver dato anche una svolta anche alla mia vita, insomma. Ecco. Quindi noi lavoriamo da oltre 40 anni, 1970, ti dicevo, il comune di Pistoia acquisì la proprietà del teatro comunale, del teatro Manzoni, diventò teatro comunale Manzoni, e cominciò la sua stagione teatrale normale in abbonamento. Posso dirti, per chi non lo sapesse, perché per me è una notizia estremamente importante, che nel 1971 ci fu la prima stagione teatrale del teatro e noi inaugurammo come compagnia teatrale GAD, Città di Pistoia, questa stagione teatrale. Quindi siamo sempre stati su un buon livello di qualità. Da quella volta in poi noi, in tutti questi anni, abbiamo fatto uno spettacolo nuovo, uno spettacolo diverso, anno dopo anno, da allora fino ad oggi, senza alcuna interruzione. Tanto che i nostri allestimenti sono ad oggi 55, cose del genere. Quindi è con orgoglio che dico queste cose, perché tutto questo è avvenuto al di là e al di fuori del lavoro personale di ognuno di noi. La compagnia è composta da una trentina di persone, tutti pistoiesi, tutti più o meno pistoiesi, e provincia, molti, c'è qualche montecatinese, qualche pisciatino, però è sempre Pistoia e provincia. Però il nostro ambito non è solo Pistoia, perché al nostro livello noi siamo sempre, quasi sempre, fra le compagnie che vengono scelte per festival nazionali, amatoriali, vedi Pesaro, vedi Macerata, vedi Venezia, dove siamo stati ora di recente, e tanti altri. Quindi una vera e propria compagnia, direi stabile, a Pistoia, perché opera da oltre 40 anni e sempre, tutti gli anni produce, ed anche un modo per far girare il nome di Pistoia in tante città d'Italia. Poi questi festival naturalmente hanno delle location veramente molto belle, vedi il Teatro Rossini di Pesaro, Teatro Lauro Rossi di Macerata, e ora il Teatro Marrucino di Chieti, insomma sono spazi veramente ambiti, ecco, quindi siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare finora. E naturalmente continuiamo a cercare di fare sempre del nostro meglio ed avere
ed avere sempre il successo che ci ha arriso negli anni, via via. Senti, scusa se ti interrompo, una cosa che mi incuriosisce. Ma in questi anni di internet, del web, la gente cerca il teatro, si rinnova una compagnia come la vostra? Avete domande di attori, comparse nuove, sì, eccetera? Beh, si rinnova, la voglia di teatro è sempre estremamente viva, ed è l'unico spettacolo, diciamo noi, l'unico spettacolo in tre dimensioni che si guarda senza gli occhialini, per dire, perché è una cosa, è un'arte diretta da uomo a uomo, ecco, non è, ognuna ha la sua, ogni arte ha la sua caratteristica, la sua caratura, ma il cinema chiaramente è in un certo modo, la pittura in un altro, però l'unica arte vera, diciamo, che si rivolge, che è rivolta da un uomo a un altro uomo, che è il pubblico, è il teatro, quindi ha sempre questo fascino per tanti, soprattutto per tanti giovani. Certo, oggi lo vedono solo moltissimo come sfogo, come in funzione di un futuro lavoro, e questo diventa veramente complicatissimo, perché c'è un pieno incredibile di persone che vogliono fare gli attori, e purtroppo è un tipo di lavoro che richiede anche un certo talento, non è che tutto si insegna, io faccio l'insegnante anche di questo teatro, ma non è che tutto si possa insegnare, quindi è sempre più complicato, diciamo, però la voglia di farlo c'è ancora molto viva da parte di tantissime persone, ma non solo giovani. Senti, ci vuoi ricordare la data al Manzoni? La data al Manzoni è presto detta, oggi siamo veramente vicini, e quindi abbiamo fatto, stamani ti ho detto che oggi a smontare le scene. Siamo giovedì, ha fatto le prove, la scenografia. Sì, no, abbiamo fatto una prova generale proprio martedì sera, stamani stavamo smontando questa scena per caricarla per andare al Manzoni, dove saremo appunto sabato prossimo, sabato 22, alle 21, un appuntamento fisso di tutti gli anni. Tra l'altro rientra in quella che viene festeggiata in tutto il mondo come giornata mondiale del teatro, quindi io in quell'occasione leggerò anche un messaggio per questa giornata mondiale del teatro, a cui da qualche anno aderisce anche l'Italia, non era prima, l'Italia non la prendeva in considerazione, oggi invece aderisce anche l'Italia, e soprattutto con l'input del Presidente della Repubblica Napolitano. Perfetto, allora noi sicuramente sabato saremo in tribuna a applaudirti. Ci auguriamo che ci siano tanti pistoiesi, so che tanti hanno già acquistato i biglietti, altri lo faranno in questi giorni. Quindi grazie Franco per questa rappresentazione e per rappresentare anche Pistoia fuori Pistoia. Grazie a te. Ciao e grazie alla tua compagnia.